Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, 12 settimane consecutive di recensioni di The Promised Neverland, uno degli anime shonen più belli ed originali degli ultimi anni, senza ombra di dubbio. Oggi quindi parliamo dell'ultimo episodio della prima stagione, infatti come molti di voi sapranno, ci ho fatto pure un video, è stata già annunciata la seconda, che uscirà nel 2020, ancora non sappiamo il mese. Poi alla fine del video daremo una valutazione generale a tutta questa serie. Per iniziare vi invito a cliccare sulla campanellina per non perdervi le notifiche dei prossimi video e a lasciare un like. Detto ciò, possiamo partire. La fuga, l'elemento principale di questo primo arco narrativo, sta finalmente per compiersi. Dopo tantissimi avvenimenti, confronti psicologici, tensione, ansia, timore, finalmente i nostri bambini riusciranno a fuggire da questo maledetto orfanotrofio. Per prima cosa cominciamo a chiarirci i dubbi sul finale dello scorso episodio. Phil era rimasto lì non perché era l'unico a non conoscere la verità, ma anzi, per l'opposto, Phil era davvero l'unico a conoscerla. Ma infatti, sapendo che i bambini più piccoli di 4 anni non verranno spediti fra non meno di 2 anni, deciderà alla fine di lasciare proprio loro lì, ma con Phil che in realtà è l'unico a sapere tutto. E quindi un Phil a dir poco fantastico, kawaii come sempre, dovrà attendere il loro ritorno. Dopo aver saputo della fuga, Isabella corre subito alla loro ricerca. Infatti questi ultimi iniziano a lanciarsi dal punto più stretto della voragine, con una corda, cosa che aveva già previsto Norman, e il tutto con delle musiche pazzesche che ci immergono completamente nella visione dell'episodio. Si aggiunge poi un flashback di Isabella, strutturato davvero benissimo, e che ci fa capire tantissime cose sulla sua vita, ma soprattutto poi il colpo di scena alla fine di questo flashback, se non lo si conosce, lascia davvero a bocca aperta. Ray infatti è il figlio di Isabella, ed adesso dopo averla vista da bambina riusciamo ad intenderla come una persona più umana. Vediamo per qualche cambio di macchina anche i demoni che si preparano alla ricerca dei bambini evasi, piuttosto curiosa come cosa. E poi si giunge alla fine. La mamma augura un buon viaggio a tutti i suoi cari bambini e questi raggiungono finalmente l'esterno. Titoli di coda con tanto di opening, cosa che fanno quasi sempre alla fine di un anime, e niente, termina qui, nessuna scena extra. Infatti il trailer della seconda stagione, il teaser trailer in realtà, che dura solamente 15 secondi e non ci mostra nessuna scena nuova, è stato rilasciato solamente su internet e ci annuncia appunto la prossima stagione entro il 2020. Quindi ragazzi, sono abbastanza convinto che quest'ultimo episodio sia stato il migliore di tutta la serie, anche superiore all'ottavo che finora era il mio preferito, specialmente per le emozioni che mi ha suscitato. Ma adesso conclusioni generali su tutto The Promised Neverland, una serie pazzesca, ricca di drammaticità e tensione. Personaggi piccoli, forse un po' troppo per la loro intelligenza, ma che sono riusciti nel corso degli episodi a farsi amare, e che sono riusciti a crescere scoprendo purtroppo la verità su questo mondo. Apparato tecnico davvero di ottimo livello, contraddistinto da cambi di macchina che sono riusciti a coinvolgerci ancora di più all'interno di ogni episodio e nell'atmosfera dell'anime, ed espressioni facciali che sono tra le più belle ed emozionanti che io abbia mai visto in una serie anime e che ci hanno fatto immedesimare ancora di più nei personaggi. L'adattamento animato è stato molto fedele a quello cartaceo, con le sue dovute variazioni, ad esempio hanno eliminato il pensiero dei personaggi, hanno fatto alcuni tagli, ma in generale comunque il tutto ha funzionato alla perfezione e non ha influito negativamente sull'opera in sé. Detto ciò ragazzi, fatemi sapere la vostra opinione su quest'ultimo episodio e anche sulla serie in generale di The Promised Neverland. Lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi su Instagram e noi ci vediamo in un prossimo video. Quasi dimenticavo, come voto finale soggettivo io ci vado a mettere un bel 9,5.